Amici sportivi appassionati di pallamano, le immagini vi giungono dalla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Terza giornata di ritorno del campionato di pallamano femminile Serie A Regular Season. In campo l'Aiomi, Pidio Salerno ed il Cassano Magnago. Questo è il big match della terza giornata di ritorno del campionato di massima serie di pallamano femminile. Aiomi, Pidio Salerno al secondo posto in graduatoria, a ruota segue proprio la formazione lombarda del Cassano al terzo gradino del podio. Passiamo ora alla lettura delle formazioni. Aiomi, Pidio Salerno, Magna in campo con il numero 1 Elisa Ferrari, con il numero 2 Rita Trombetta, con il numero 4 l'ex Ilaria Dalla Costa, con il numero 6 la giovane Erika De Somma, con il numero 9 il capitano Antonella Coppola, con il numero 10 Sulecki Gomez Hernandez, con il numero 11 Vittoria Vicky Romeo, con il numero 12 Monica Saracinesca Pruster, con il numero 13 Martina De Santis, con il numero 18 Pina Napoletano, con il numero 23 Giulia Antonia Fabbo, con il numero 24 Siriel Lauretti Matos, con il numero 25 Laura Casale, con il numero 33 Valentina Landri. Il tecnico è il signor Neven Rupez. Cassano risponde con il numero 1 Mara Ferrazzi, il numero 3 Mireia Chiara Bertani, il numero 6 Bianca Del Balzo, il numero 13 Zorica Jovovic, il numero 14 Laura Bagnaschi, il numero 16 Milica Milosevic, il numero 22 un'altra ex Gwendalina Madella, il numero 33 Camilla Casara, il numero 59 Rebecca Romualdi, il numero 32 Alessandra Bassanese, il numero 55 Bianca Barbosu. Il tecnico è la signora Silvia Bertrame. Coppia arbitrale composta invece da signori Fato e Guarino. Tutto è pronto per dare il via al big match, lo ricordiamo ancora una volta, della terza giornata di ritorno della regular season della Serie A femminile di pallamano. Aiomi Salerno al secondo posto in graduatoria contro il Cassano Magnago, attualmente terza in classifica. Tutto è pronto, le due squadre stanno per fare il loro ingresso sul 40x20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo. Tutto è pronto per dare il via al match. C'è la formazione salernitana e le lombarde di coach Silvia Beltrame. Primo pallone sarà toccato, battuto dal Cassano Magnago, con Bianca Del Balzo in possesso di palla in questo momento. Tutto pronto per dare il via al match. Tra l'Aiomi, Salerno ed il Cassano. Arriva ora il fischio, partiti, con il Cassano in possesso con Gwenda Madella. Giro palla della formazione lombarda. Bassanese, Jovovic, Bagnaschi, giro palla ancora per le lombarde. Ancora Jovovic, Bassanese, Bagnaschi, poi ancora Jovovic, la conclusione, il servizio per Del Balzo, la conclusione, la rete di Bianca Del Balzo. Prima rete dell'incontro, porta la firma di Bianca Del Balzo. Intanto dall'altra parte Dalla Costa subisce un fallo. 9 metri. Ancora possesso Aiomi con Gomez. Loretti Matos, Casale, giro palla Aiomi,
ancora dalla Costa, si butta nello spazio, si alza, la conclusione, la rete dell'ex Ilaria dalla Costa. 1-1. Ancora ora possesso Cassano, con Bagnaschi, poi Jovovic, Bassanese, giro palla, Barbosu, Bagnaschi, ancora Barbosu, Del Balzo, il ruolo di pivot, Bagnaschi, la conclusione è murata, la sfera però si perde, anzi no, la recupera in qualche modo ancora il Cassano, niente rimesse, ancora possesso per le Lombarde che possono manovrare ancora in attacco, con Jovovic, Bagnaschi, ancora Jovovic, servizio per Barbosu, di lì non si passa, fallo, 9 metri. Ancora passivo per il Cassano, si è alzata il braccio della coppia arbitrale, tanto Madella commette un fallo in attacco, quindi cambio di possesso, riparte la Iomi con Gomez dalla Costa, il servizio sbagliato per il pivot, tratta della coppola, parte in contropiede Barbosu, Barbosu tutta sola, Brusser c'è e abbassa la cella cinesca, mandando la sfera in rimessa laterale. Ancora possesso per Cassano con Bagnaschi, poi Jovovic, giro palla Barbosu, Jovovic, ancora Madella, Jovovic, la conclusione ancora Brusser, dice di no, ancora riparte la Iomi con Gomez, Gomez nello spazio, il fallo subito da Gomez, il fischio degli arbitri, il 9 metri. Ancora possesso Iomi, dalla Costa, poi Gomez, giro palla Iomi con Lorenzi Matos, Capitan Coppola ancora per Gomez, che poi viene fermata in qualche modo, riparte il contropiede Bianca del Balzo, la conclusione ancora Brusser, ma c'è il fallo, il fischio della coppia arbitrale, il 7 metri. Il giallo per Rita Trombetta che ha commesso fallo su Bianca del Balzo. 7 metri per la formazione ospite del Cassano. Laura Bagnaschi dalla linea dei 7 metri contro Monica Brusser. Parte Bagnaschi, la conclusione, la rete di Bagnaschi. Intanto siamo già dall'altra parte con Gomez, la conclusione, la rete di Sule Gomez. Ora possesso in attacco per il Cassano con Bassanese, Jovovic. Sull'ala ancora Bassanese fermata con un fallo, 9 metri. Giro palla, Barbosu, Bagnaschi, Jovovic, ancora giro palla per le ospiti che provano lo schema con la Jovovic che si alza, Brusser però dice di no, poi il fallo in attacco fischiato al Cassano, quindi cambio di possesso, sfera nelle mani di Brusser che lancia dalla Costa, poi Gomez, Trombetta sull'ala, giro palla Casale, Lauretti Matos, Gomez, ancora Gomez, Casale, Gomez ancora dalla Costa, si alza la conclusione fuori di Ilaria dalla Costa, riparte il Cassano con Bassanese che però viene fermata, riparte ancora la Iomi con dalla Costa, Coppola ancora, poi perde la sfera, la recupera in qualche modo ma c'è il fallo in attacco di Antonella Coppola, quindi cambio di possesso, riparte il Cassano con Bassanese, poi Jovovic, Bagnaschi, Barbosu,
Bianca del balzo ora in possesso di palla. Cassano che manovra in avanti. Bagnaschi, ancora Barbosu, si è messo sull'ala per Bassanese che serve ancora Barbosu. Poi Jovovic che si butta dentro, subisce il fallo. 9 metri, fischio della coppia arbitrale, Faro Guarini, 9 metri per il Cassano che può ancora manovrare in attacco con Madella. Poi Jovovic, Barbosu, ancora Bassanese sull'ala, bisogna ricominciare però, ancora Bagnaschi. Dall'altra parte c'è Madella che viene fermata ancora con un fallo passivo, si alza il braccio degli arbitri, poi il fallo. Gomez si becca il giallo, 9 metri per Cassano. Ancora Barbosu, poi Bagnaschi, Bassanese, Jovovic si butta nello spazio, subisce ancora un fallo, ancora 9 metri. Ancora Cassano con Bagnaschi, Bassanese sull'ala, Prusser c'è, dice di no. Riparte la Iomi con Dalla Cosa, poi Lauretti Matos si butta nello spazio, Lauretti Matos, la conclusione, la rete di Siriel, Lauretti Matos. 3-2 per la Iomi dopo 8 minuti del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cassano Magnago. Formazione lombarda che ora è in attacco con Bassanese, Bagnaschi, giro palla del Cassano con Jovovic che si butta nello spazio, poi subisce il fallo. 9 metri, Madella, Jovovic, poi Bagnaschi, il fallo in attacco fischiato alla formazione ospite di coach Silvia Beltrami. Cambio di possesso, riparte la Iomi con Dalla Cosa che serve Lauretti Matos, poi Gomez, trombetta, Lauretti Matos ancora, giro palla per la formazione di casa, Gomez, Dalla Cosa marcata a vista, ancora Gomez, Dalla Cosa per trombetta sull'ala, sbagliato il servizio, poi ancora un contropiede, recupera ancora la palla in qualche modo Bagnaschi che subisce il fallo. Il giallo per Lauretti Matos e il fallo fischiato su Laura Bagnaschi che rimane anche a terra dopo il colpo subito. La numero 14 della formazione ospite del Cassano Magnago, si ferma il tempo per permettere i soccorsi a Laura Bagnaschi del Cassano che ha subito un colpo dopo l'intervento di Siriel Lauretti Matos che è stata anche ammonita dalla coppia arbitrale. Si riprende con il 9 metri per il Cassano con Jovovic che serve Madella, poi Bagnaschi, Barbosu, giro palla per il Cassano con Jovovic che si butta nello spazio, subisce un fallo. 9 metri ancora, del balzo recupera in qualche modo la sfera, Barbosu per Bassanese sull'ala, ancora Bassanese, la conclusione, ancora Prusser c'è, riparte la Iomi con Gomez in contropiede, il servizio sull'ala per Trombetta che non sbaglia, la mette in fondo al sacco, grida Trombetta. 4-2 il punteggio dopo 10 minuti del primo tempo. Possesso per la formazione ospite ora del Cassano con Jovovic, poi Barbosu, giro palla Bassanese, Jovovic ancora, Madella, Bertani, ancora Jovovic si butta nello spazio, il servizio per Barbosu, fermata con un fallo ancora, 9 metri, ancora Barbosu, poi Jovovic, Barbosu si butta nello spazio, serve Jovovic che è tutta sola, la parata di Prusser e poi fallo fischiato in difesa alla Iomi, quindi ancora possesso per il Cassano
Kojovic, poi Matella, Bertani sull'ala, Barbosu si butta nello spazio, serve Jovovic, l'errore, riparte Giobetta per Laiomi, servizio per Casale, 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 la rete di Laura Casale. ...5-2 punteggio. Cassano ora in possesso con Matella, poi Bertani, ci do palla per il Cassano, Jovovic, Barbosu, ancora Matella, Barbosu, Bassanese, Matella ancora, Barbosu si alza, prova la conclusione ma perde la sfera, c'è il fischio degli arbitri, però ancora un fallo, ancora un 9 metri per le ospiti. Matella, serve Bertani ancora, giro palla, Matella per Jovovic, Jovovic servizio dentro, errato per il pivot, Bianca del Balzo, poi parte in contropiede, Trombetta che tutta sola colpisce però, poi ancora Capitan Coppola, recupera la sfera e la mette in fondo al sacco. 6-2 il punteggio e time out chiesto dalla formazione del Cassano Magnago. Formazione ospite che ha preso un parziale di 4-0 e quindi il tecnico Silvia Beltrame corsa ai ripari chiamando subito time out e parlare un po' con le proprie atlete. Cassano in questo frangente in difficoltà, un parziale di 4-0 piazzato dalla Iomi che ha allungato fino al 6-2 dopo che nei primi minuti di gioco le due formazioni si erano equivalse. Punteggio è stato per un bel po' sul 2-2, poi il parziale della Iomi di 4-0, lo ripetiamo ancora una volta, che ha allungato sul 6-2. Si ritorna in campo, entrate le squadre dopo il time out richiesto dal Cassano Magnago. Formazione ospite in possesso della sfera con Barbosu, poi Bassanese, giro palla con Jovovic, poi Matella sull'ala, ancora Bagnaschi, Barbosu si butta nello spazio, subisce il fallo, 9 metri, un colpo ancora una volta subito dalla numero 55 questa volta della formazione ospite che rimane a terra. Bisogna quindi fermare il cronometro e permettere ai sanitari di entrare sul 40x20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo per permettere i soccorsi alla numero 55 della formazione lombarda. Rimasta infortunata dopo il contrasto, lo sconcio con il capitano Antonella Coppola. Problema se non andiamo dati alla testa per la numero 55 del Cassano Magnago. Si è infortunata, lo ricordiamo, nello scontro di gioco fortuito con il capitano Antonella Coppola. Gioco ancora fermo, ancora a terra la giocatrice della formazione del Cassano Magnago, che ora però si rialza, ha subito un colpo alla testa nello scontro di gioco con il capitano Coppola della Iomi, viene accompagnata fuori, sorretta a braccia dal medico sociale della Iomi, dottor Telese, dal dirigente della formazione ospite e anche dalla compagna di squadra Jovovic, la giocatrice del Cassano Magnago.
può riprendere a giocare con il 9 metri per il Cassano, con Bassanese che serve Jovovic. Bagnaschi, giro palla del Cassano con Madella, Bagnaschi ancora, poi Jovovic, Madella, Jovovic si butta nello spazio, serve Madella che si alza, la conclusione è fuori della numero 22, Gwendalina Madella, nulla di fatto, riparte la Iomi con Gomez, poi Dalla Costa che si butta nello spazio, serve ancora Gomez per Loretti Matos che però non aggancia il passaggio della compagna, riparte in contropiede Jovovic che serve Madella che perde però ancora la sfera, ancora un cambio di possesso, riparte Casale che serve Coppola che poi perde la sfera, Dalla Costa la recupera, Dalla Costa la conclusione, la rete di Dalla Costa e poi c'è anche il giallo per la numero 32 Bassanese. Riparte ora il Cassano con Bertani, Bagnaschi, Jovovic, giro palla con Bassanese sull'ala, ancora giro palla della formazione del Cassano Magnago con Madella, poi Jovovic che si alza, la conclusione ancora Brussel, le dice di no, quindi riparte ancora la formazione di casa della Iomi con Gomez, Dalla Costa per il pivot che poi Lauretti Matos, la conclusione e la rete di Siriel Lauretti Matos. Ancora un gol per la formazione di casa che porta la firma della numero 24 Siriel Lauretti Matos. Tanto dall'altra parte il Cassano manovra in attacco con Madella, poi Bagnaschi, Jovovic, ancora Bagnaschi, Madella sull'ala per Bertani, servizio per Del Balzo, la conclusione alla rete di Bianca Del Balzo per il Cassano Magnago. Quando siamo al 20° del primo tempo, è stato il gol del Cassano che porta la firma di Bianca Del Balzo, ora è la Iomi in possesso con Dalla Costa, poi Lauretti Matos, marcata a uomo, poi l'errore in attacco, il cambio di possesso, riparte ancora Del Balzo per la formazione ospite, la conclusione plus RC e manda la sfera in rimessa laterale. Possesso ancora del Cassano con Bassanese che serve Jovovic, poi Bagnaschi, giro palla, Jovovic ancora, Bassanese, Madella, Jovovic si butta nello spazio, serve Bertani, la conclusione, plus RC, recupera però Jovovic, la conclusione, la rete di Jovovic. Prima rete personale di Zorica Jovovic, quarta rete per il Cassano Magnago. Ora la Iomi in attacco con Loretti Matos, poi Gomez, Capitan Coppola, ancora Loretti Matos che si butta nello spazio, il fallo, il fischio degli arbitri, il 9 metri. Ancora possesso per la Iomi, Dalla Costa, Gomez, Coppola, ancora il servizio per Rita Trombetta, la conclusione alla rete della numero 2, Rita Trombetta. Ora il Cassano in attacco con Jovovic, Bagnaschi, Madella si butta nello spazio, poi serve Jovovic, la conclusione, la rete di Jovovic, Zorica Jovovic, seconda rete personale, quinta rete per il Cassano. Intanto Iomi in possesso
dall'altra parte con Loretti Matos. Gomez dalla corsa, ancora Gomez, ci do palla, Loretti Matos, si alza, la conclusione, la parata della numero 16 Milosevic, nulla di fatto. Possesso ora per il Cassano con Jovovic che si butta nello spazio, fa partire la conclusione che però si termina fuori. Rimessa quindi per Laiomi. Gomez in velocità, Gomez si alza, la conclusione, la rete di Siluke Gomez, rete numero 2 personale, numero 10 per Laiomi. Intanto in attacco c'è il Cassano con Madella, poi Bagnaschi, giro palla, Jovovic, ancora Madella, si alza, poi ci ripensa, serve Jovovic che si butta dentro, sbaglia la conclusione ma ha subito anche il fallo. Fischio della coppia arbitrale composta da Fato Guarini e 7 metri per il Cassano Magnago. Bagnaschi dalla linea di battuta dei 7 metri contro Monica Brusser. Arriva il fischio dei direttori di gara, parte Bagnaschi, la conclusione, la rete della numero 14, Laura Bagnaschi. Intanto dall'altra parte servizio sbagliato di Gomez per Lauretti Matos, quindi sfera che si perde out, riparte il Cassano con Jovovic. Quando mancano 10 minuti alla fine del primo tempo, qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, c'è il Cassano in attacco con Barbosu, poi Jovovic, servizio sull'ala per Bassanese, la conclusione, plus R c'è, riparte quindi la formazione di casa con Lauretti Matos, Lauretti Matos tutta sola, Lauretti Matos, la conclusione, la rete della numero 24, Siriel Lauretti Matos per la formazione di casa. Tanto nuovamente in attacco il Cassano Magnago con la numero 32 Bassanese. Bagnaschi poi, giro palla per le ospiti di coach Silvia Beltrame. Servizio per Jovovic che si butta nello spazio, serve Barbosu. Barbosu poi per Bagnaschi, il servizio per il pivot. Bianca del Balzo che però subisce il fallo, c'è il fischio degli arbitri del 9 metri. Quindi ancora possesso per il Cassano con Madella. Jovovic che si butta nello spazio, subisce ancora un fallo, ancora 9 metri. Ancora Cassano con Bagnaschi che si butta dentro. Il servizio sbagliato per la compagna, riparte in contropiede la formazione dell'Aiomi con Lauretti Matos, la conclusione, ancora una rete della numero 24, Siriel Lauretti Matos che ha segnato la rete numero 4 personale, numero 12 per la formazione dell'Aiomi. Cassano intanto in possesso di palla con Jovovic, poi Barbosu, ancora Jovovic, giro palla, Bagnaschi, Jovovic ancora, si butta nello spazio, subisce il fallo, 9 metri, ancora possesso Cassano, servizio per Cassara che è già da, con la maglia numero 33, fermata però fallosamente da Pina Napoletano, ancora quindi possesso per il Cassano che sbaglia, fallo su Bagnaschi, 9 metri, Jovovic, la conclusione, Brusser c'è, spera che si perde out, rimessa ancora per il Cassano in attacco, Bagnaschi ancora, poi Jovovic, Barbosu, Bagnaschi, la conclusione, Brusser c'è, il fallo in attacco fischiato a Del Balzo, quindi cambio di possesso, riparte in velocità Gomez per Laiomi che serve Lauretti Matos, poi Pina Napoletano,
sull'ala, la conclusione dall'ala di Pina Napoletano, la rete numero 13 se non andiamo errati per l'Iomi. Tanto Cassano già dall'altra parte con Casara, poi Bagnaschi, Jovovic, giro palla per la formazione ospite del Cassano Magnago, con Bagnaschi che si butta nello spazio, serve del balzo, la conclusione del pivot Bianca del Balzo, la rete numero 3 personale di Bianca del Balzo per il Cassano, numero 7 per la formazione ospite. Tanto cambio nelle fila dell'Iomi, fuori il capitano Antonella Coppola, dentro con la maglia numero 11 Vicky Romeo, ora in possesso di palla che serve Trombetta, poi Gomez, Gomez per Dalla Costa che si alza, la conclusione, la rete di Ilaria Dalla Costa. Tanto già dall'altra parte Bagnaschi in contropiede subisce fallo, 9 metri. Ancora 9 metri per il Cassano, Bagnaschi in possesso, serve Bassanese, giro palla, ancora Bassanese sull'ala, Pajovovic, Barbosu, ancora Bagnaschi, poi Bassanese, Jovovic, lo schema, Barbosu, servizio errato, poi il fallo subito su, seguito da Bassanese, commesso fallo Siriel Loretti Matos che ha preso anche il 2 minuti per Siriel Loretti Matos e 7 metri per il Cassano Magnago. Bagnaschi ancora dalla linea dei 7 metri contro Brusser, parte Bagnaschi, la conclusione, la rete della numero 14 Laura Bagnaschi, terza rete personale per la numero 14 ospite, rete numero 8 per il formazione di coach Silvia Bestrame. Tanto fuori Prusser, dentro Casale per l'uomo in più di movimento in casa Iomi, che manovra con Rita Trombetta che subisce il fallo, Dalla Costa, poi Gomez, ancora Trombetta, servizio per Dalla Costa, fallo 9 metri, vince intanto Gomez dall'altra parte, Gomez subisce il fallo, fallo commesso da Del Balzo, e rieggiata intanto Cepali, Monica Prusser, fuori Pina Napoletano, Dalla Costa, la conclusione Murata, out, quindi rimessa alla linea laterale per l'Iomi. Casale, serve Dalla Costa, poi Trombetta che si butta nello spazio, subisce il fallo, fallo commesso da Bianca del Balzo, e viene anche richiamata, fallo di Del Balzo su Trombetta. 9 metri ancora per la formazione di casa, ma intanto coach Rupes chiama time out. Quando siamo al 26esimo del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, terza giornata di ritorno della regular season di Serie A femminile, in campo ci sono l'Iomi, Pidio Salerno, seconda in classifica, contro il Cassano Magnago, attualmente al terzo posto. Risultato che vede avanti l'Iomi con il punteggio di 14-8 se non andiamo errati. C'è ora il time out che è stato chiamato dal tecnico Rupez della Iomi Salerno per organizzare la manovra d'attacco. Iomi che deve battere il 9 metri. Tutto pronto, Iomi anche sotto, si alza il braccio degli arbitri, c'è il tiro ribattuto, quindi sfera che si perde sulla laterale, quindi rimessa dalla linea laterale
Poi Trombetta non aggancia, l'errore ancora. Riparte quindi la formazione ospite del Cassano, il servizio per Madella che aggancia. La conclusione, Brusser c'è, però ancora Barbosu recupera per il Cassano. Poi perde la sfera, riparte dalla costa. Il giallo per Barbosu. Il fallo fischiato alla Iomi. Gomez. Dalla costa. Ciro palla per la formazione di casa con Gomez ancora. Dalla costa. Servizio per Trombetta che si alza, la conclusione, la rete della numero 2. Rita Trombetta ed è numero 15 per la Iomi, 15-8 il punteggio tra la Iomi e il Cassano. Quando mancano 3 minuti e 40 secondi alla fine del primo tempo, c'è il Cassano con Bagnaschi in possesso di palla, poi il fallo, il 9 metri, ancora possesso Cassano con Bassanese, poi Jovovic. Ancora l'errore del Cassano, riparte quindi Brusser, servito da Romeo, poi Casale, la rete di Laura Casale. Ancora un gol, 16-8 il punteggio con Cassano in attacco, Bassanese, poi Jovovic. Bagnaschi, giro palla con Barbosu, ancora Jovovic, si butta nello spazio, la conclusione, la rete di Zorica Jovovic, ed è numero 9, e dall'altra parte già Gomez subisce fallo, fischio degli arbitri 9 metri, ancora possesso Iomi, con Rita Trombetta, Vicky Romeo, l'errore ancora. Riparte ancora Cassano con Bassanese, poi Bagnaschi, Barbosu, il fallo, il 9 metri, Bagnaschi ancora, poi Jovovic, ancora possesso Cassano con Madella, poi ancora l'errore, riparte in contropiede, Rita Trombetta, in contropiede tutta sola. La conclusione, la rete della numero 2 della formazione di casa della Iomi Salerno, del numero 17 per la formazione di coach Neven Rupez, 17-9, quando manca 1 minuto e 40 secondi alla fine del primo tempo, c'è il Cassano in possesso con Bianca del Balzo, servizio sull'ala, ma c'è il fallo in attacco fischiato. Riparte quindi la Iomi con Gomez, poi Lauretti Matos che predica calma alle sue compagne. Servizio per Gomez. Gomez si butta nello spazio, la conclusione, la rete di Sule Gomez. 18-9 il punteggio. Cassano ora in possesso con Bagnaschi, poi Jovovic, Bassanese, Jovovic ancora, giro palla. Barbosu, Bassanese, ancora Bagnaschi, la conclusione, Brusser c'è, Madella però recupera, la conclusione, ancora Brusser, poi Del Balzo, subisce il fallo, fallo commesso da Gomez, 7 metri, fallo di Sule Gomez su Bianca Del Balzo. Cambio tra i pali, fuori Brusser, dentro Ferrari, 7 metri, Bagnaschi, ancora lei dalla linea dei 7 metri contro Ferrari che ha preso il posto di Monica Brusser, la conclusione, la rete di Laura Bagnaschi, quarta rete personale della numero 14 del Cassano, numero 10 per le ospiti, tanto dall'altra parte Lauretti Matos, serve Trombetta che però sbaglia, riparte in contropiede quindi la formazione ospite, il fallo di Lauretti Matos che
becca anche il 2 minuti per il fallo su Bianca del Balzo. Mancano pochi secondi alla fine del primo tempo, 18 a 10 per l'Iomi. Del Balzo, la conclusione, il fallo, suona poi la campana, c'è quindi il tiro franco. Tiro franco per la formazione del Cassano. Sul suono della sirena c'è stato il fischio e il fallo, quindi il tiro franco di Bianca del Balzo. Tiro franco che però non va, quindi termina il primo tempo 18 a 10 in favore della Iomi Salerno. Tiro franco battuto da Bianca del Balzo, che è stato murato dalla barriera della formazione di coach Rubens della Iomi. Ribadiamo ancora, termina il primo tempo 18 a 10, appuntamento ai e a risentirci per i secondi 30 minuti di gioco. Secondo tempo del match tra la Iomi PDO Salerno ed il Cassano Magnago. Ricordiamo che il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 18 a 10 in favore della formazione di coach Rupez. Formazione salernitana che ora può manovrare in attacco con Gomez. C'è fuori Ferrari, dentro l'uomo in più di movimento nelle fila della Iomi, che manovra con Gomez ancora, poi dà la corsa, trombetta, Gomez ancora che si butta nello spazio, la conclusione, la rete di Sule Gomez, quarta rete personale per Sule Gomez, rete numero 19 per la formazione di casa. Tanto ora c'è il Cassano in possesso con Madella, poi Jovovic, Bagnaschi, Bassanese sull'ala, servizio per Barbosu, poi ancora dall'altra parte servizio per sull'ala sempre per Madella, che però non aggancia, quindi spera che si perde out. Riparte la Iomi, ancora dentro Romeo, fuori Ferrari per l'uomo in più di movimento nelle fila della formazione della Iomi. Ciro palla, Gomez dalla costa, ancora Gomez, servizio per trombetta, dalla corsa ancora, che poi ancora il fallo, 9 metri. Gomez, dalla corsa sull'ala per Pina Napoletano, la conclusione, la rete di Pina Napoletano. Dato dall'altra parte Barbosu, subisce il fallo, fischio degli arbitri, 9 metri. 20 a 10 intanto il punteggio. Cassano che manovra con Bagnaschi, Barbosu, Jovovic, Cito palla, Bassanese, poi sbaglia tutto, riparte quindi in contropiede la Iomi, il servizio per Vicky Romeo che aggancia, il servizio di Elisa Ferrari e la rete della numero 11 della formazione di casa, della numero 21, 21 a 10 per la Iomi. Tanto Cassano dall'altra parte con Bagnaschi, Barbosu, Jovovic, servizio per Madella sull'ala che rientra sui suoi passi, serve ancora Jovovic che si butta nello spazio, viene fermata però con un fallo. 9 metri per il Cassano, Barbosu, poi Bagnaschi, Jovovic, ancora il servizio per il pivot, Bianca del Balzo che si gira e la mette in fondo al sacco, ed è numero 4 personale per Bianca del Balzo. Intanto dall'altra parte Vicky Romeo la mette in fondo al sacco. Noi c'è un attimo di tregua sul 40 per 20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo, tutto in velocità, botta e risposta tra le due formazioni.
22-11 il punteggio, con Cassano che ora attacca con Barbosu. Il fallo fischiato in attacco, riparte ancora Laiomi, ancora il servizio sbagliato però per Vicky Romeo, riparte quindi ancora il Cassano con Bagnaschi. Il fallo di dita trombetta su Laura Bagnaschi, 9 metri. Bassanese, ancora Bagnaschi, il fallo, ancora il 9 metri. Barbosu, poi Jovovic. Jovovic si butta nello spazio, subisce il fallo, ancora un fischio degli arbitri, ancora un 9 metri. Bagnaschi, Barbosu, Madella, servizio per il pivot, Bianca del Balzo, c'è il fischio degli arbitri, il fallo, il 7 metri, fallo di Gomez. Ancora Bagnaschi dalla linea dei 7 metri contro Ferrari. Parte Bagnaschi, la conclusione, il palo a dirle di no. Non cambia quindi il punteggio, riparte Laiomi con Gomez che serve dalla corsa. Dalla corsa c'è un varco, si butta dentro, si alza, la conclusione para Milosevic, però nulla ancora di fatto. Riparte il Cassano con Bagnaschi, Barbosu. L'errore, il fallo in attacco, cambio di possesso, riparte Laiomi con Ferrari che serve Gomez dalla costa. Pina Napoletano sull'ala, Cito palla, Rita trombetta, ancora Cito palla con Gomez in possesso dalla costa. Vicky Romeo, lo schema dalla costa per trombetta sull'ala, la conclusione dall'ala e la rete numero 5 personale di Rita Trombetta, numero 23 per Laiomi, 23-11 dopo 7 minuti del secondo tempo. Tra Laiomi e il Cassano che ora può manovrare in attacco con Bagnaschi, Bassanese, Jovovic, la spinta, il fischio degli arbitri e il 9 metri. Barbosu, Bagnaschi, ancora Barbosu, fallo in attacco, anzi no, fallo fischiato alla difesa dell'Iomi, quindi 9 metri e possesso ancora per il Cassano con Bagnaschi. Il fallo, 9 metri ancora, riparte ancora il Cassano, si alza il braccio degli arbitri, Cassano è sotto passivo, Jovovic si butta nello spazio, subisce il fallo, ancora un fischio degli arbitri, Fatu e Guarini. Ancora 9 metri per le Lombarde. Barbosu si alza, la conclusione, la rete della numero 55, Barbosu, prima rete personale per la formazione. Poi fischio in attacco, fallo fischiato dalla costa, quindi cambia di possesso, riparte Bassanese in contropiede dall'altra parte, poi si ferma, serve Bagnaschi, Jovovic, Madella, giro palla del Cassano Magnago, 23-12 il punteggio. Jovovic si butta nello spazio, serve ancora sull'ala Bassanese che non aggancia, nulla di fatto, riparte in velocità Casale, servita da Ferrari. Casale subisce anche fallo, quindi 9 metri, fischio della coppia arbitrale che assegna il 9 metri alla Iomi. Gomez chiama lo schema dalla costa, trombetta, Cito palla per la Iomi di coach Rupez, ancora dalla costa, trombetta, Gomez, Pina Napoletano, Gomez ancora che si butta nello spazio, si alza, la conclusione, la rete di Sule Gomez,
ed è personale numero 5, numero 24 per la Iomi. Dall'altra parte intanto del balzo serve Bassanese, la conclusione, la rete di Bassanese, prima rete personale anche per Bassanese, numero 32 della formazione ospite del Cassano Magnago, e rete numero 13 per le Lombarde. Dopo 10 minuti del secondo tempo il punteggio recita 24 a 13 in favore della Iomi Salerno, che ora può attaccare con Dalla Costa, Bai Gomez, Trombetta, lo schema, ancora il servizio sull'ala per Vicky Romeo, di lì non si passa, il servizio per il pivot Antonella Coppola che però commette fallo in attacco, riparte quindi Bianca del Balzo per il Cassano, il servizio per Bagnaschi che però sbaglia tutto e concede la sfera alla Iomi che riparte ancora con Gomez, il servizio per Coppola, la conclusione parata. Nulla di fatto, ancora un probabile servizio per Bianca del Balzo che viene però intercettato dalla Iomi. Pina Napoletano in possesso di palla, predica calma tra le sue. Gomez chiama lo schema, serve Trombetta, poi Lauretti Matos, Ciro palla per la formazione di casa. Trombetta, ancora Gomez, anticipata però. Riparte Bassanese in contropiede per il Cassano e tutta sola Bassanese non sbaglia, seconda rete personale per Bassanese, tanto numero 14 per il Cassano. Dall'altra parte Gomez intanto subisce il fallo, quindi il fischio degli arbitri è il 9 metri. Lauretti Matos per la Iomi, Trombetta, Ciro palla per la formazione di coach Rupez. Trombetta ancora, servizio per il capitano che viene però anticipato, riparte in contropiede Barbosu che però subisce fallo in attacco, poi c'è Del Balzo rimasto a terra dopo uno scontro fortuito di gioco, quindi bisogna fermare il cronometro, si può ora ripartire con la Iomi in possesso di palla con Lauretti Matos, poi Gomez, Dalla Costa, ancora Gomez, si butta nello spazio, Gomez tutta sola non sbaglia, sulle Gomez, rete numero 6 personale, numero 25 per la Iomi, 25 a 14. Cassano ora può attaccare con Jovovic, poi Madella sull'ala, Bagnaschi chiama schema, Ciro palla, Barbosu, ancora Jovovic, poi Madella che si alza, serve Romualdi che però non aggancia, poi c'è però la rete di Barbosu, seconda rete personale per Barbosu, rete numero 15 per il Cassano, 25 a 15 il punteggio. Iomi in possesso da con Gomez, Capitan Coppola, Lauretti Matos, fermata da Bassanese, riparte Bagnaschi in velocità in contropiede, il servizio per Jovovic che tutta sola non sbaglia, Zorica Jovovic, la mette alle spalle di Elisa Ferrari per la quarta rete personale, rete numero 16, poi il fallo in attacco fischiato dalla coppia arbitrale Fado Guarini a Siria Loretti Matos, quindi cambio di possesso. Cassano può attaccare ora con Barbosu, poi Bassanese, ancora Jovovic, Bagnaschi nel ruolo di centrale, Ciro palla, Madella per Barbosu, poi Jovovic, servizio per il pivot, la numero 33 che è Casara che sbaglia, poi in contropiede Vicky Romeo non sbaglia dall'altra parte, quindi rete ancora per la Iomi, ed è numero 26 per la Iomi, 26 a 16. Dopo un quarto d'ora di gioco del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi
e il Cassano. Lombardi ora in attacco con Bagnaschi, Casara, Barbosu, Bagnaschi ancora sulle Gomez, però recupera la sfera e riparte in contropiede Capitan Coppola per l'Iomi. Coppola però Milosevic le dice di no con un intervento di piede, quindi riparte Cassano con Bassanese che poi si ferma. Serve Madella sull'ala, Jovovic, ancora Bagnaschi, ancora Madella dall'ala, Madella la conclusione parata, poi il fallo commesso da Gomez su Casara, 9 metri, ancora possesso per il Cassano con Zorka Jovovic, poi Laura Bagnaschi, ancora Barbosu, perde la sfera, poi la recupera, si continua a giocare, Barbosu serve o prova a fare Bassanese che però viene fermata, quindi nulla di fatto, cambio di possesso con l'Iomi che riparte con Ilaria Dalla Costa, servizio per Laura Timatos, poi Gomez, giro palla per le pagine di casa dell'Iomi Salerno, Capitan Coppola, Laura Timatos, Dalla Costa si butta nello spazio, si alza, prova la conclusione ma la sbaglia, nulla di fatto ancora. Riparte Cassano con Madella sull'ala, servizio per Jovovic, poi Barbosu, Bagnaschi, ancora Barbosu, para però Ferrari, la conclusione della numero 55 ospite, quindi riparte l'Iomi con Gomez in contropiede, servizio per Dalla Costa che trova un varco, ci si butta dentro, prova la conclusione, la sbaglia ma c'è il fischio del direttore di gara, quindi 9 metri per l'Iomi. Gomez in possesso, Dalla Costa, giro palla, Gomez ancora, trova un varco, si butta dentro, subisce il fallo, Coron 9 metri per la formazione di coach Neven Rupez. Loretti Matos, ancora Gomez, servizio per il pivot Coppola che però viene fermato, quindi riparte in contropiede Bianca Del Balzo che è rientrata dopo l'infortunio. Del Balzo, Del Balzo, la conclusione, Ferrari para, Bassanese però recupera la ribattuta e la mette in fondo al sacco, quindi rete di Bassanese. Tanto dall'altra parte l'Iomi ci prova con Vicky Romeo che però sbaglia, riparte quindi nuovamente il Cassano con Barbosu in velocità, servizio errato per Bianca Del Balzo nel ruolo di pivot, quindi cambia di possesso e riparte Dalla Costa per la formazione dell'Iomi Salerno, poi Lauretti Matos, trombetta rientrata in campo al posto di Gomez, Vicky Romeo, giro palla, trombetta ancora, servizio per Lauretti Matos che però perde la sfera, riparte in contropiede Del Balzo, servizio per Bassanese, Bassanese la conclusione, la rete di Bassanese, quarta rete personale per Bassanese, rete numero 18 per il Cassano, 26-18 quando mancano 12 minuti e 36 secondi alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, c'è la Iomi e il Cassano. Iomi chiude in attacco con Loretti Matos, Capitan Coppola, poi Rita Trombetta, il fallo di Del Balzo su Trombetta, il fischio degli arbitri, il 9 metri, poi il time out chiamato da coach Neven Rupez che ha visto un po' in difficoltà le sue ragazze e quindi ha pensato bene di chiamare il time out, minuto di sospensione chiamato quindi dal tecnico della Iomi Salerno Neven Rupez quando siamo sul punteggio di 26-18 in favore della pagina di casa della Iomi in questo match contro il Cassano. Mancano
12 minuti e 16 secondi alla fine dell'incontro. Match, lo ricordiamo, valido per la terza giornata di ritorno della regular season del campionato di Serie A femminile di pallamano. Gomi Salerno al secondo posto, Concio Cassano al terzo, e sicuramente questo è il big match di giornata. Si gioca in posticipo domenicale. Intanto le squadre ritornano sul 40-20, possesso per l'Iomi con Loretti Matos che serve dalla corsa, poi Gomez si butta nello spazio, serve Loretti Matos che si alza, fa partire il tiro e la mette in fondo al sacco, quinta rete personale per Loretti Matos e rete numero 27 per l'Iomi. Cassano intanto dall'altro lato manovra con Jovovic che serve Bagnaschi, poi Barbosu, giro palla per Del Balzo, Jovovic non controlla, perde la sfera che si perde out, quindi rimessa dalla linea laterale per l'Iomi. Ferrari serve dalla corsa che poi a sua volta serve Gomez. Dalla corsa marcata a vista da Jovovic, chiama schema. Loretti Matos, poi Gomez, dalla corsa, Casale. Ancora dalla corsa che si è svincolata dalla marcatura. Poi Coppola sotto fallo, non sbaglia e la mette in fondo al sacco. Seconda rete personale del capitano e rete numero 28 per l'Iomi. 28-18, Iomi che ritorna sul più 10, Iomi Salerno che ritorna sul più 10 contro il Cassano, 28-18 quando siamo al ventesimo del secondo tempo. C'è il Cassano in attacco con Jovovic che in qualche modo controlla la sfera, poi serve, prova a fare Cassara che però viene anticipata, riparte in contropiede l'Iomi con Capitan Coppola, il fallo in attacco del capitano. Cambio di possesso, parte in velocità il servizio ancora Del Balzo, recupera per il Cassano, il fallo fischiato 7 metri ordinato dalla coppia arbitrale Fato Guarini, fallo commesso da Rita Trombetta. Dalla linea dei 7 metri questa volta ci va la numero 22 Gwendalina Madella contro Elisa Ferrari. Parte Madella, la conclusione, la rete della numero 22, prima rete personale per Madella, rete numero 19 per il Cassano. Tanto l'erroraccio in attacco dell'Iomi che permette a Del Balzo di partire tutta sola in contropiede. Del Balzo viene però fermata dall'intervento pulito di Gomez. Cambio di possesso e Iomi che può attaccare con Dalla Costa, Loretti Matos, Gomez, Trombetta, giro palla per l'Iomi, servizio per Casale, poi Loretti Matos, Gomez si butta nello spazio, la conclusione, la rete di Sule Gomez, rete numero 7 personale, numero 29 per l'Iomi, 29-19 per le Salernitane contro il Cassano, che ora manovra in attacco con Bagnaschi, poi Madella, Jovovic, Bagnaschi ancora, Barbosu, la conclusione di Barbosu, si perde però fuori, al lato, riparte quindi l'Iomi con Trombetta servita alla perfezione da Elisa Ferrari, e Rita Trombetta non sbaglia, sesta rete personale per Rita Trombetta, e gol numero 30 per l'Iomi. 30-19 il punteggio. Chiama time out il tecnico della formazione del Cassano Magnago, poi il dirigente becca anche il giallo per le proteste nei confronti della coppia arbitrale. Chiamato il time out, poi ha avuto qualcosa da ridire nei confronti della coppia arbitrale e si è beccato anche il giallo.
Time out chiesto dalla panchina del Cassano Magnago. 30-19 il punteggio in favore dell'Iomi. Match che vive di sussulti. L'Iomi però dà sempre l'impressione, quando preme il piede sull'acceleratore, di mettere in difficoltà le avversarie. Avversarie che a loro volta, quando provano a giocare in velocità, provano a tenere il passo della compagine di coach Never Rupez. Mancano 8 minuti e 30 alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Intanto le formazioni ritornano sul 40-20 dopo il time out ordinato dalla panchina del Cassano Magnago. Cassano che può manovrare ora in attacco con Bagnaschi, che serve Barbosu, poi Madella, giro palla per le ospiti, Jovovic, Barbosu, servizio ancora per Bagnaschi che si butta nello spazio, serve Jovovic che si gira, poi serve Barbosu che si butta nello spazio, la conclusione, la rete della numero 55 Bianca Barbosu, rete personale numero 3 per Bianca Barbosu e numero 20 per il Cassano. Tanto fuori Elisa Ferrari, dentro la giovane Erika De Somma, maglia numero 6 per l'Iomi. Doppio pivot in casa Iomi per l'uomo per sfruttare la superiorità. Intanto il gol di Gomez, gol numero 8, poi il gol del Cassano Magnago. Lajovic, dove, se non andiamo errati, rete dell'Lajovic, poi sul cambio di fronte 31-21, Iomi che comunque sempre sul più 10. Quando mancano 7 minuti alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, c'è la Iomi e il Cassano. Tanto adesso ma la conclusione, fallo in attacco, riparte quindi il Cassano con la numero 6 Bianca del Balzo, poi servizio per Cassara che però non aggancia, anzi era Bertani la numero 3, quindi cambia di possesso. Tanto nuovamente fuori portiere Ferrari, dentro l'uomo in più di movimento, Rita Trombetta nelle fila della Iomi Salerno. Dalla Costa, poi Gomez, Siria Lauretti Matos sull'ala per Laura Casale, la conclusione, la rete della numero 25 Laura Casale dall'ala. 32-21. Tanto cambio già i pali nelle fila della compagine del Cassano, è entrata la numero 1 Ferrazzi al posto della numero 16 Milosevic. Cassano che ora manovra in attacco con Bagnaschi, poi Barbosu, ancora Jovovic, il fallo commesso da De Somma su Jovovic. 9 metri, ancora possesso Cassano, l'errore di Bertani che non aggancia il passaggio della collega, quindi cambio di possesso, Iomi che può ripartire, nuovamente fuori in attacco Ferrari, il portiere dentro Gomez, l'uomo in più di movimento per sfruttare la superiorità numerica. Iomi che può manovrare con Dalla Costa, il servizio sull'ala ancora per Laura Casale, l'infrazione in attacco però di Laura Casale, nulla di fatto, riparte Cassano con Barbosu, Barbosu, fallo in attacco anche di Barbosu, fischio ancora della coppia arbitrale, nuovo cambio di possesso, riparte Ferrari e riparte quindi la Iomi con Dalla Costa.
per Gomez, rientrata nuovamente al posto del portiere Elisa Ferrari. Tanto in campo anche la giovane Martina De Santis, numero 13 della IOMI, e poi anche la numero 23, un'altra giovanissima prodotto del vivaio, la numero 23 Fabbo. Poi la conclusione, la parata di Ferrazzi per la Cassano, non cambia il punteggio, quindi riparte il Cassano con Jovovic. Poi Bertani con la Bagnaschi, Madella, la conclusione, la parata di Elisa Ferrari. Ferra che però si perde sulla linea laterale, quindi rimessa laterale per la formazione ospite, che può manovrare ancora con Barbosu. Poi Bagnaschi, giro palla, Bertani, Jovovic, Barbosu sull'ala per Madella, la conclusione, la rete di Gwendalina Madella, rete numero 2 personale per Gwendalina Madella, numero 22 per il Cassano, 32-22. Intanto Gomez manovra per la IOMI, il fallo, il fischio degli arbitri, il 9 metri di somma per Fabbo, che si butta nello spazio, si alza, la conclusione, la rete della giovane Giulia Fabbo, ed è il numero 33 per la IOMI, grazie alla marcatura della giovane Giulia Antonia Fabbo, maglia numero 23, prodotto del vivaio della società cara Alpagion Pisapia. Tanto Cassano dall'altra parte in attacco con Barbosu, poi Bagnaschi, ancora Barbosu, si butta nello spazio, subisce il fallo, il 9 metri. Ancora Cassano in avanti con Barbosu. Servizio sull'ala per Madella, che però è costretto a tornare indietro sui suoi passi. Servizio per Jovovic, che però poi non aggancia. Ancora rimessa per la IOMI con Elisa Ferrari, che serve la numero 13 Martina De Santis. Ancora Lauretti Matos. Fabbo. Servizio per De Somme, è sbagliato però, riparte quindi il Cassano con Jovovic, poi Barbosu, ancora Jovovic, Barbosu si butta nello spazio, Barbosu, la conclusione è sbagliata, poi il fallo subito dalla numero 3 Bertani, il fischio degli arbitri e quindi ancora possesso per il Cassano Magnago. Bertani serve Bagnaschi, poi Jovovic, Barbosu, giro palla, servizio ancora per la numero 3 Bertani, che subisce ancora fallo, quindi nuovo fischio degli arbitri, nuovo metri, ancora quando manca 1:20 alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, già la IOMI e Cassano che attacca con Barbosu, che si butta nello spazio, serve sull'ala Madella, Madellina non si passa, bisogna tornare indietro. Barbosu, la conclusione è sbagliata, ma c'è il fallo fischiato dagli arbitri, quindi il 9 metri. Ancora possesso Cassano. L'errore in attacco, il fischio degli arbitri e quindi il cambio di possesso per la IOMI, che può manovrare. De Santis serve Fabbo, poi ancora Martina De Santis, altro giovane prodotto del vivaio, Gomez, Romeo, Loretti Matos, Fabbo ancora per Gomez, Romeo sull'ala, servizio per Loretti Matos, ancora un errore quando mancano 20 secondi alla fine del match. Riparte il Cassano con Barbosu, che serve Jovovic, poi ancora Barbosu che si butta nello spazio, la conclusione, Ferrari para, recupera ancora però Cassano, poi fallo in attacco, poi finisce il match, c'è stato però il fischio degli arbitri, bisogna quindi, se non andiamo errati, tirare un tiro franco, infatti così è, tiro franco di Bagnaschi,
che però non tira, lascia cadere a terra la sfera. Si conclude quindi il match tra la Iomi e il Cassano con la vittoria della Iomi Salerno con il risultato finale di 33-22. Da Alessandro Luciani è tutto, appuntamento alle prossime gare interne della Iomi PDO Salerno.